Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo un salto indietro nel tempo, andremo dritti dritti al 2012, ai tempi in cui una lattina ormai classica, tanto nota, possedeva ancora il suo design antiquato. Sicuramente conoscerete la Monster Absolutely Zero, questa bevanda veramente particolare che nel corso degli anni ha subito una grande evoluzione. Insieme ragazzi scopriremo quella che è la storia di questa bevanda vedendo tutti i design italiani di questa lattina. Scopriamolo subito. Questa lattina ragazzi la conoscerete di sicuro, è venduta in tutti quanti i supermercati o quasi. Stiamo parlando della Monster Zero Zuccheri, Zero Sugar, Absolutely Zero. Sono tanti nomi attribuiti a questa bevanda Monster, che non è altro che una standard, ma priva di zuccheri, priva di calorie, come suggeriscono i suoi molteplici nomi. Questa è la versione più nuova, che appunto ha impresso zero zuccheri. Abbiamo inoltre questa nuova finitura che noi possiamo definire nel design, per quanto semplice, che possiede un riquadro con la scritta Zero Sugar. Sicuramente la conoscerete. Dovete sapere che però possiedo anche un'altra versione della Monster Zero Zuccheri o Absolutely Zero, che è questa qui che vedete a sinistra. Risale al 2018 ragazzi, e la prima cosa che salta all'occhio sono le scritte in alto sul collo della lattina. Cambia il font, il formato. Infatti la lattina a destra possiede di fatto dei caratteri molto spessi e grossolani, a discapito della versione a sinistra che invece ha una sorta di font molto molto leggero e scarno. Un'altra grande differenza sta in basso, infatti la versione a sinistra, che è del 2018, possiede la scritta Absolutely Zero impressa sul fondo nero con dei caratteri bianchi. Non possiede alcun riquadro, a differenza della versione più recente, che di fatto possiede questa striscia azzurra e ha impresso in nero Zero Sugar. Sono due lattine diverse ragazzi, anche perché se noi le ruotiamo ci accorgiamo che nel concreto non solo cambia il motto, una scritto Absolutely Guaranated, l'altra scritto Positively Guaranated. Inoltre a cambiare sono anche quelle che sono le icone impresse sopra le lattine, infatti una ha le icone dei social mentre l'altra no. Dovete però sapere che all'appello manca una terza lattina, quella che andremo a visionare oggi, quella che risale direttamente al 2012. Guardate come il design si è evoluto ed è cambiato in un modo epocale, ragazzi. Ecco a voi che vi presento la Monster Absolutely Zero, che arriva direttamente dal 2012. E questa qui, ragazzi, è una versione italiana. Lo capiamo dalle scritte in alto, infatti è impresso zero zuccheri, senza calorie, ed è veramente strepitosa ragazzi. Questa ha un design molto molto diverso, infatti se noi guardiamo il fondo possiede di fatto questo alone che ha dei colori che tendono dal bianco a un gradiente che arriva fino a uno spettro dal colore viola. Quindi nel concreto è veramente strepitosa, abbiamo praticamente colori, sfumature che arrivano a essere anche blu, quindi molteplici tocchi, molteplici spunti per quanto riguarda il design di questa lattina. Veramente originale, poi mi piace il logo nero, ricorda in tutto e per tutto una Rehab, è veramente strepitosa. Un'altra cosa particolare viene fuori guardando il retro della lattina. Infatti abbiamo la descrizione che è classica e poi possiamo notare come di fatto le icone dei social siano ancora quelle più antiquate. Abbiamo quella di Facebook
quella di Twitter e quella di YouTube. Instagram ancora non esisteva. C'è scritto seguiteci Monster Energy, ovviamente sul canale YouTube. Il produttore è Ball e il suo SKU è 0212. Questa lattina, ripeto, arriva dal 2012 e completa il set evolutivo di queste Absolute Zero. Se vorremmo essere anche pignoli, esiste anche una versione del 2014, dove rispetto alla versione centrale, che praticamente è uguale, cambiano invece le icone dei social. Possiedo anche quella, però ragazzi la vedremo in un altro video dove la confronterò con la sottoscritta, la lattina al centro. Ma per ora godiamoci la versione più a sinistra, quella del 2012, che adesso confronteremo subito con la versione statunitense che possiedo. È arrivato il momento di mettere fuori piede dalla nostra nazione e di andare a scoprire quella che è una lattina statunitense, confrontandola invece con quella che praticamente spopolava sugli scaffali dei nostri supermercati. Ebbene, abbiamo due lattine di Absolute Zero. Se guardiamo con attenzione il fondo cambia. Cambiano più o meno i colori, le sfumature. La versione italiana sembra avere dei caratteri più aggressivi e molto più marcati rispetto alla versione statunitense. Cambiano ovviamente le dimensioni del logo, che sono state adattate al formato. Dovete sapere, e si nota ad occhio, che la versione italiana è da mezzo litro, mentre quella statunitense, di consuetudine, è da 473 ml. Se guardiamo attentamente, anche il collo cambia. Infatti la versione italiana possiede una linguetta quadrata, praticamente argentata, color alluminio. La versione statunitense invece ha una linguetta azzurra, dalla forma tondeggiante con impresso il logo Monster. Quindi sì ragazzi, è veramente particolare. Poi se guardiamo con attenzione il logo, la versione statunitense inoltre ha un leggero bordo intorno al logo stesso, proprio perché di fatto è un pelino più curata nei dettagli. Se le ruotiamo cambiano ovviamente le tabelle, ma è una questione di nazionalità. Cambia ovviamente la capacità in ml, ripeto, quella italiana è da mezzo litro, quella statunitense è da 473 ml. Ovviamente cambia la descrizione e le icone. Le icone, di fatto, se noi guardiamo con attenzione, la versione statunitense, nonostante sia del 2010, non possiede icona alcuna. Mentre se dobbiamo dare un'occhiata attenta a quella italiana, ci accorgiamo e possiamo vedere di nuovo che le icone invece le ha. Quindi abbiamo due lattine veramente strepitose, ragazzi, qualcosa di assurdo. Che dire, ragazzi, abbiamo riscoperto la storia delle Monster Absolutely Zero. Abbiamo finalmente il pezzo italiano che completa il nostro set di Monster. Abbiamo definito nel suo carattere la versione più vecchia, mettendola a confronto con quella statunitense. Quindi ora vi chiedo, fatemi sapere nei commenti quale di queste tre Monster voi preferite. Se meglio la versione italiana del suo vecchio design o quella più recente. E soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuto il confronto con la versione statunitense. Andiamo sempre alla ricerca di lattine super rare a spulciare quelle che sono le differenze più maniacali. Detto questo, mi raccomando, non esitate a lasciare un super like, a commentare. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!